L'acquedotto medievale. Ovidio. Le metamorfosi e Monticelli e Pagonè. Che Monticelli e Pagonè siano artisti di fama internazionale, nessuno lo mette in dubbio. Ma usare l'acquedotto medievale come location e violarlo con fil di ferro e manufatti in PVC per una installazione fotopittorica, penso sia molto opinabile. Imbarazzante e offensivo nei confronti di un monumento che sorge da più di 750 anni, voluto e fatto costruire nel 1256 da Manfredi di Sicilia, per portare acqua alla città di Sulmona. Usare un monumento a fini di marketing culturale, come vernissage di opere pittoriche che restino in loco fino al 2018, è a dir poco imbarazzante. Imbarazzante e offensivo nei confronti di una parte di fruitori, vista la scelta della rappresentazione ovidiana, al limite della pornografia. I miti delle metamorfosi non raccontano solo sesso. Che poi ci sia la tendenza da parte di artisti d'avanguardia di usare monumenti storici per mettere in evidenza le proprie opere o per scimmiottare allestimenti realizzati in altre città italiane ed estere, beh, sa tanto di provincialismo. Imbarazzante per l'amministrazione comunale di Sulmona, che ha autorizzato l'installazione delle opere sul monumento. Imbarazzante per la soprintendenza alle belle arti, che ha permesso l'uso del monumento, se mai ci sia stata autorizzazione da parte della medesima. Imbarazzante ancora per l'amministrazione comunale che siano stati spesi dei denari per questa installazione da parte del comune. Imbarazzante per la memoria del poeta Ovidio, per il mancato restauro del monumento a lui dedicato, per mancanza di fondi da parte dell'amministrazione comunale e per come oggi lo si celebri. Imbarazzante e vergognoso per l'amministrazione, che lascia abbandonato all'incuria e ai mani del tempo, l'acquedotto medievale, infestato da erbacce, muschi e sporcizia. Ad onor del vero, questa amministrazione ci da tempo abituati a simili vergogne, basta fare un giro per il centro storico e vedere come è ridotto.